Buongiorno ragazze, col rumore. Dai tutto. Buongiorno, col rumore del gallo in sottofondo. Che c'è? Ti sei fatto la bua al sederino? Ah, comunque siamo fuori. Povera. Comunque siamo fuori per fare colazione e cappuccino e il cornetto alla Nutella. In questo bel verde. Buona colazione. Ragazzi, allora mi sono truccata, un minimo sistemata. Io e Claudio, soprattutto Claudio, devo dire la verità, ha lavato i piatti e io un pochino la cucina. Comunque pulire il piano induzione, ragazzi, la nuova frontiera, ci ho messo veramente un secondo e qua abbiamo un po' pulito il tutto. Comunque noi siamo di quelle persone che quando vanno in questi posti cercano sempre di mettere tutto in ordine. Claudio ha anche spazzato e io ho pulito il bagno dagli schizzi vari. La cosa che mi fa ridere, l'unica cosa che non facciamo, che io non faccio, sono i letti quando andiamo via, mentre Claudio farebbe anche quelli, però io gli spiego sempre che tanto le coperte le cambiano, quindi è inutile farli, no? Però lui c'ha proprio la fissazione di quest'ordine, un pochino me l'ha impartita anche a me, quando ero più piccola, che andavamo con amici, pulivamo, ma relativamente. Invece adesso, sapendo la fatica che c'è dietro al lavoro di pulizie, uno si responsabilizza di più. Vi dico la verità, onestamente potrei anche fare quella. No, ho sempre pulito. No, raga, quando sei ragazzo, che avevamo 22 anni, che andavamo a Rimini, così, non pulivo. Mia figlia è riuscita a prendere i trucchi. Tra l'altro lei va sempre di brand super costosi, Fenty Beauty, cioè non è che prende tipo, che ne so, Essence, no, sono costosi, She Glam, no. Ragazzi, questo è per non tornare a Roma. Ho trovato questo parco fluviale Alta Valdelsa e ho detto perché non ci andiamo? Vabbè, dice che c'è un ponte di spugna, sembra un percorso molto molto carino, è lungo 4 km. Però noi penso ne faremo la metà visto che stiamo con i piccoli. Vedete, c'è il fiume Elsa e la sua vita. Guardate che carino. Si può anche pescare, insomma, vabbè. Sembra molto affascinante. Ci sta anche la fauna. Si può trovare, come vedete, la rana, il castoro, girini, credo siano. Vabbè, comunque non sembra male. Ragazzi, allora eccoci, come vedete ci stiamo incamminando, come vi ho detto è lungo 4 km, il problema è uno solo, gli sbarellamenti di nostra figlia, che lei ride, scherza, saltella e tipo riesce a cadere da ferma. Ma che carino il giardinetto, poi guardate che bello, il ponte fa un certo effetto, abbiamo incontrato anche uno spaventapasseri. Che serve? Per spaventare? Gli utilini che erano a frutta. Bravo, amore! Ragazzi, nel percorso abbiamo incontrato anche le galline. Ragazzi, abbiamo incontrato la prima difficoltà con Aurora. Comunque è super rilassante. Però voglio capire come faremo ad attraversarlo con Aurora. Sei preoccupato? Tanto. Com'è andata? Mamma mia, abbiamo rischiato di cadere. Perché Aurora si vuole lanciare in acqua. Andiamo. Poi gli dico, ti aiuto. No, no, faccio io. Comunque stavo a cascapurio. Ragazzi, dalla gita durata un'ora Sì, perché allora dopo 400 metri ha detto sono stanca. esatto, siccome ci trovavamo vicino e Scendendo, diciamo, da dove stavamo, incontravamo Siena, dovevamo pranzare. Io amo Siena, anche Ele, e ha non ci detto vabbè. tornavamo da 3 anni. Facciamo una sosta, pranziamo a Siena, vediamo Piazza del Campo e ce ne andiamo. Questo è perché noi non vogliamo abbandonare la vita in Sì. vacanza. Vabbè, stasera alle 18 saremo a Roma. Purtroppo. Guardate che bella che è Siena. Tra l'altro noi avevamo alloggiato in un hotel qua, che si Sì, affacciava... Vabbè, sì, non proprio qua, dall'altra parte. sì, che si affacciava su Siena. Aurora, ti piace Siena? No, mi piace.
No, non ti piace Siena? No. E Roma? No, non mi piace. Abbiamo capito che Aurora come guida turistica proprio non la può fare. Ha boicottato due città d'Italia proprio belle. No. Beh sì, io amo Siena. I suoi luoghi di interesse, dov'è Rapunzel? Dov'è? Grazie, adesso break pranzo, l'ultimo tra l'altro toscano, alla trattoria La Sollina. Solo che non si legge molto bene. No, sì. No, questo ti serve per mangiare la pasta. Vai. Raga, Cantucci, le Monsanto. Non l'ho proprio visto, cioè, eccoci arrivati ragazzi, Piazza Il Campo a Siena, dove fanno ovviamente il palio. È fantastica, io adoro questa piazza. Sono anche salito in realtà su quel campanile, però oggi non saliremo, uno perché dobbiamo entrare a Roma e poi col passeggino la vedo difficile. È bellissima e lì c'è la mia principessa con la mia regina che stanno scendendo le scale. Ragazzi, purtroppo stiamo tornando alla macchina, qua che bella visuale ci abbiamo. Purtroppo dobbiamo però rientrare a Roma, quindi andiamo alla alla torre di Rapunzel. Buongiorno, ti sono mancata? Sì. No. Pensavo che dicesse no, solo mio nipote. No, non è no, vero. Dillo che macchina piangeva. Lo posso prendere? No, lascialo nell'uvetto. Lo posso prendere? Appena l'ho preso, ho smesso di piangere, ho iniziato a ridere. Cioè, voleva stare con me. Tuo nipote voleva stare con te. Suppli. Comunque stiamo andando a fare la prestoterapia. Anche se a noi ci servirebbe, non lo so, lo Xanax. Più o meno. Ho provato a fare i capelli col Dyson stamattina, ma erano troppo bagnati. Però infatti sembra... Però hai preso l'aspirapolvere. Ho preso, sì, l'aspirapolvere. Erano troppo frascichi, quindi non si sono messi in piega. Vabbè, comunque, niente. Dopo ci andiamo a prendere pure un caffettucciolo. Comunque, volete sapere, Claudio si vergognava della macchina perché ieri Aurora ci ha mangiato le patatine, era tutta attuzzata, e quindi si è sbrigato ad andarla a lavare e ha detto, perché sennò poi Betta magari sta dietro con le patatine. Sì. Non sapendo che nella sua, insomma, c'erano i cadaveri. Esatto, cioè, ma anche nella mia c'erano i cadaveri, però niente, lui è così e siamo sempre alla bottega del benessere. Ragazzi, con questo raggio di sole che spunta, prestoterapia fatta, Filippo speriamo sia buono, dietro c'è anche mia sorella. Comunque la cosa bella della prestoterapia è che ti senti più leggera, e poi io là mi stavo veramente addormentando, proprio top. Adesso andiamo a prendere Zotti con la radio sotto. Zottarello. Zotti. Madonna, ma sta luce divina che ci accompagna? Sì, hai visto? Mamma mia. Noi siamo la Divinas. Basta. Niente ragazzi, c'ho sempre questo ospite a pranzo. Sempre, cioè. Sì. Non ci vediamo da 5 giorni. Infatti. Pasta al sugo, raga, non sapevo che cucina. Beh, chi c'ha 507? De glicemia. Buon pranzo. Ragazzi, abbiamo finito di pranzare, sono un po' sconvolta, ho dovuto rilavare i capelli perché io credevo fossero bagnati, in realtà ho messo una maschera super idratante e l'ho sciacquata male, quindi me li sono rilavati, si stanno un po' asciugando, appena torno a casa li faccio col Dyson. Comunque siamo a prendere Vale, mia sorella è appena scesa, e poi ritorniamo a casa mia, così almeno Vale pranza. Noi abbiamo mangiato prima, ragazzi, perché avevamo fame. Di solito aspettiamo lui e mangiamo con lui alle 2:30, 2:40. Però
ora mi prendono. Però appunto avevamo fame, per cui insomma abbiamo mangiato prima. La pressoterapia è andata benissimo, mi sentivo super leggera, quella aiuta comunque con il drenaggio dei liquidi, non riduce cellulite, niente di che, però per chi ha problemi di circolazione insomma può essere utile. Voglio tra l'altro iniziare anche i bendaggi e credo di che li comprerò dall'estetista cinica. Oggi è proprio giornata del styling, infatti farò anche i baffetti. E tra l'altro mi è arrivato anche l'ordine di Prozis, dove abbiamo comprato delle cose carine che appena arrivo a casa vi faccio vedere. Per il resto niente, devo riniziare la solita routine, quindi fare i reel, queste cose qua, e ho tantissime cose arretrate, devo mettermici un pochino purtroppo tra virgolette, perché sapete che io filmo solo quando mi va e quando mi fa piacere, però ho detto purtroppo perché avevo fatto tanti reel molto carini ma sono venuti in qualità bassa e non si vedono, per cui li devo rifare, rigirare. Detto questo, Claudio è andato a lavare la macchina oggi e ha lavato anche lo scooter, che tra l'altro vuole vendere per farsi la moto. Lui è patito di moto, ha 3.000 patenti e tutte le patenti alle quali voi pensate lui le ha, e niente, vorrebbe la moto. Quindi io gli ho detto sinceramente ti vendi lo scooter e ti fai la moto, tanto abbiamo una macchina in meno. Prima avevamo due macchine, quindi io ho detto dobbiamo avere due veicoli, siamo due veicoli, che una è una macchina o una moto o uno scooter, non mi importa, però non si possono tenere più di due cose per due, anche perché è impossibile proprio fisicamente guidarle. E lui mi ha detto guarda, io avrei il piacere di prendermi la moto, sai che sono patito, e quindi se ti va, se sei d'accordo, vendo lo scooter e mi prendo la moto. Io gli ho detto sì, non mi cambia niente, tanto comunque l'assicurazione più o meno sempre quella, il bollo sempre quello, cioè rispetto a una macchina i costi di scooter o moto sono totalmente inferiori, totalmente diversi. E quindi quando poi venderà lo scooter, già ha messo gli annunci, già lo stanno praticamente a Roma, va come il pane, l'hanno già contattato in 5 e deve praticamente andrà dal prezzo più alto. E poi metterà una differenza e si prenderà la moto. Credo che questo weekend gli farò la sorpresa di portarlo a vedere, ora vediamo un attimo. E tra l'altro andiamo a fare anche i lavori a casa, quindi rimanete sintonizzati, nei prossimi giorni vedrete i nuovi lavori. Ho anche prenotato un nuovo preventivo per la cucina. Sì amore? Scusa. No niente, dimmi, è arrivato mio nipote. Poi c'è il mio nipote che gioca, bella la vita tua, eh? Dopo questo 8:30. Adesso in realtà è un 9, solo che la prof si è sbagliata. Non mischiamo la cacca con la cioccolata. Invece io vengo direttamente da Elisa di Rivombrosa parte 5. No, il bello delle donne. Il bello delle donne. Mia sorella mi ha fatto i capelli col Dyson perché lei lo sa usare meglio di me e si può notare. Infatti tra un po' si smonteranno e da conto di story sembrerò il principe cacca. Sei stronza. È proprio stronza, cioè uno gli fa la testa decente perché stamattina non si sa come era uscita. Dopo un po' mi fa, ma io ho i capelli sporchi, me li sono lavati stamattina. Gli ho detto, ma io stamattina quando ti ho visto pensavo fossero ancora bagnati. Invece lei si è messa tipo una maschera, una cosa, per cui erano rimasti, cioè, col prodotto, come se fossero bagnati, ingelatinati. Sì. E tipo tutti i pazzi per Mary, così, col ciuffo. E me li sono dovuti rilavare. E ho detto, te li faccio, e mo sta in giro a dire, Elisa di Rivombrosa, mo ti affloscian un po'. Smontano. Sì, è inutile che te li districhi adesso, lasciali un po' in piega, e poi voilà, voilà. Le saison fait. Ragazzi, la famiglia sta andando a prendere la pizzola. Sì, viene sempre di gruppo. No, in realtà di solito. Vabbè, quando c'è stiamo. Io e mia sorella o io da sola. Oggi c'è anche Claudio. Dopo aver preso la piccola, stiamo andando a prendere chi, Auri? Chi dobbiamo prendere oggi? Giulio. Faccio vedere questi nuovi rossetti. Di chi sono? Di Anna? E Elsa. E Elsa, i suoi nuovi rossetti. Dai, andiamo a prendere Dodò. E tu?
cosa ne sai? Tu sei buono. Dove stiamo andando? A Pakazaki! Yeah! Datevi la manina! Manina! Dai che attraversiamo! Manina, Totò! Manina, Totò! Manina, Aurora! Andiamo! Andiamo su, zio, sei più lenta! Sono lenta? Sì! Ma sembra una vecchia! Non si dice a me! Però, ma cammini piano! E quindi chi va piano va sano e va lontano! Siamo all'Isola Felice, come sempre. Arrampicati! Sali su, papà, fammi vedere! Vai, insieme! Boom! Che attrezzi! Filippo, sto volando! Stai volando? Che fa, papà, mamma? Scappa! Dov'è Dodò? Dov'è? Non c'è! Eccolo! Ragazze, dopo il parco giochi siamo tornati a casa. Vabbè, Aurora ha appena finito di mangiare, aveva famissima, quindi l'abbiamo fatta mangiare prima. Ha mangiato la pasta riscaldata con sopra un po' di mozzarella e parmigiano che abbiamo mangiato a pranzo. E nulla, per cena invece Claudio ha preparato mentre io editavo. La bieda, che lui non prepara mai la verdura, quindi ragazze, voto 110. E poi delle fettine magre di maiale, tipo lonza sarebbe. Buon appetito. Buona cena. Ragazzi, è arrivato il momento che preferisco, il momento dell'unboxing di Prozis. Questo è l'ordine, diciamo, che Prozis ci manda a Ele, che noi scegliamo e ci manda per provare i prodotti, e abbiamo scelto le cose un po' io e un po' Ele. La cosa fighissima, raga, che io non sapevo, l'ho scoperta con questo nuovo ordine, che se scegliete un minimo di 25 euro di prodotti surgelati, Prozis non vi manda il classico pacco, ma vi manda un pacco ermetico, quello in polistirolo, con un sacco di ghiaccio all'interno, in modo tale che i vostri prodotti surgelati rimangano surgelati per veramente tanto tempo. Ragazzi, abbiamo tardato a ritirare il pacco, è stato quasi più di un giorno, e i prodotti all'interno erano ancora ghiacciati, il ghiaccio era ancora tantissimo, ovviamente, perché la confezione è diversa e tutto, con un minimo di 25 euro di prodotti surgelati. E parto proprio da quei prodotti surgelati perché le ha fatto delle richieste veramente top e prodotti comunque nuovi da provare, come questo fantastico frozen yogurt. Aspettate che vedete, c'è ancora il ghiaccio. È frozen yogurt proteico con pochissimi zuccheri, quasi niente, raga, ed è al gusto natural flour. Raga, comunque sia, pochissime calorie per 100 grammi di prodotto, 114 calorie, quindi capite bene che lo potete inserire nella vostra alimentazione, magari come uno spuntino pomeriggio, uno si toglie comunque la voglia di qualcosa di dolce e di veramente figo. Non l'abbiamo mai provato, lo andremo a provare, però devo dire che mi incuriosisce tantissimo. Basso contenuto di zuccheri e grassi, come tutti i prodotti Prozis in realtà. Un altro prodotto che mi ispira tantissimo ed è sempre una golosità light è questo cremino. È un cremino, sì, diciamo che è un gelato alla mela verde. Io amo la mela verde, mi piace tantissimo e secondo me questo sarà fantastico. Una porzione ha solamente 170 calorie e, raga, per essere un gelato
sono veramente poche, quindi lo potete davvero inserire come spuntino a metà pomeriggio o mattina. È sempre questo, gluten free con bassissimi zuccheri e bassissimi grassi, quindi 170 calorie per un gelato, io vi sfido a trovarle in qualsiasi altro prodotto. Ragazzi, faccio 10 passi indietro, me l'ha fatto notare Ele. Io ho letto non le calorie, ma ho letto ho sbagliato praticamente per porzione, scusatemi tanto, solo 42 calorie. Io sono scioccato. Come fa un gelato ad avere solo 42 calorie? Sono scioccatissimo. Io sono andato proprio tranquillo, invece quelli sono per 100 grammi. Mamma mia, 42 kcal per gelato. Top! Top, ragazzi, sono scioccato. Una mela c'ha 52 calorie. Ele mi fa notare che una mela c'ha 52 calorie, sto gelato alla mela verde c'era 42. Quindi, ragazzi, 100 grammi, ovviamente. Certo, ovvio. No, per porzione. Eh no, dico la mela. La mela è 52 per 100 grammi, questo è la metà. Esatto, è la metà. Pesa 55 grammi, 42 kcal, però sono pochissime, ragazzi, eccezionali, va provato. E un'altra cosa sul generis, ancora più appetitosa, è questo gelato al cioccolato e al caramello, che ha un po' l'idea di un, secondo me, di un magnum, come si chiama? Un magnum? Sì, sì, un magnum angolo classico. Ed è al caramello e al cioccolato fondente. Questo ha sempre basso contenuto di zuccheri. Questo, questa volta non voglio sbagliare, e ha un gelato, vabbè, questo qua? 133, bravissima. Comunque, cioccolato, caramello, crema. Beh, sì. Ragazzi, diciamo che questo non è da tutti i giorni, al contrario di questo. Questo l'ho mangiato uno alla settimana come sgarro, la domenica. No. Cioè, raga, eccezionale. Vabbè, piccolo spoiler, questo l'abbiamo assaggiato. Per fortuna ne avevo presi due. Raga. Perché ne è rimasto uno solo. Anche Valerio se l'è mangiato. Eh sì. Raga, veramente, sembra un magnum, ve l'assicuro. Sembra di mangiare un magnum. Con la metà delle calorie, però sembra di mangiare un magnum. Quindi questi prodotti, diciamo dietetici, ma comunque più sfiziosi, approvatissimi, comprateli. Io poi mi sono ordinato un'altra chicchetta che, devo dire la verità, mi ispira tantissimo. Ho preso questo petto di pollo, è un francetto di petto di pollo intero, è surgelato ovviamente, e che è glassato, quindi è, questo è affumicato con la paprika e va cotto in 3 minuti nel microonde. È una porzione, sono 100 grammi e questo è petto di pollo, raga, petto di pollo. L'ho visto tra i prodotti surgelati e l'ho voluto provare. Comunque è una porzione, quindi la prendete, la cucinate. Per quando mi porto il pranzo lavoro lo proverò, non l'ho provato ancora, però mi ispira il fatto che sia porzionato, quindi tu lo cuoci, te lo porti a lavoro o te lo mangi, è affumicato, è speziato, secondo me non mi deluderà. Io ho presi molti di più, questo è uno solo, ma ne ho comprati 4, ne ho ordinati 4 o 5 più o meno. Adesso passiamo alle cose che non sono da surgelatore, e quindi mi è arrivato il pacco, quello solito di Prozis. Andiamolo ad aprire e vediamo cosa c'è. Allora, prima di tutto abbiamo questi due pani in cassetta. Questo è con i semi ed è il pane, come si chiamava? Di Tabuba. Ed è un pane integrale con i semi. Molte volte al lavoro, quando c'ho poco tempo e tutto, mi faccio un panino con due fettine, con un po' di fesa di tacchino, due foglie di insalata. È velocissimo, spuntino o pranzo direttamente, e me lo porto al lavoro. Un'altra cosa sul generis che ho voluto provare è questo pane alla carruba. Guardate qua. E anche questo ovviamente basso contenuto di, non ha zuccheri, ha basso contenuto di grassi,
e un sacco di proteine per essere un pane, quindi vabbè, come i prodotti diciamo di questo tipo di Prozis hanno un apporto maggiore di proteine. Comunque sia raga, pure questo lo proverò presto perché sono proprio curioso. Anche in realtà la mattina, se ho, devo fare colazione velocemente, una fettina con un po' di burro d'arachidi ed è spettacolo, mezza banana, fate una colazione da campioni. Poi ieri ha ordinato di nuovo questo cornetto confezionato di Prozis, anche questo ha solamente 2,1 grammo di zuccheri e 9,4% di proteine. Io l'ho assaggiato l'altra volta perché l'avevo ordinato, è buono, secondo me, io l'ho mangiato così com'è, aperto e mangiato, secondo me va riscaldato un po' e condito con un po' di burro d'arachidi o una marmellata, è molto buono, per chi piace proprio la passione per il cornetto la mattina è una valida alternativa. Poi mi sono preso, questa è la creatina di questa linea di Prozis, con la quale mi sto trovando molto 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 bene. È veramente facile da diluire nell'acqua, è una creatina di una qualità molto 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 alta, mi trovo veramente bene. Per chi fa uso di creatina, che si allena e tutto, vi assicuro provatela perché io veramente mi trovo benissimo. Poi abbiamo, questi sono i regalini che fa Prozis negli ordini, un'altra confezione di burro d'arachidi e cioccolato, raga, questo è buonissimo, l'ho già assaggiato, è un burro d'arachidi con del cioccolato al latte, veramente molto buono, e ovviamente sempre un prodotto con basso contenuto di zuccheri e tutto, però dovete limitarvi nel condire le cose. E poi raga, ormai sono in fissa, li prendo sempre e prendo addirittura uno scatolo di questi wafer. Questa volta li ho presi wafer proteici, questa volta li ho presi al cioccolato fondente, li sto provando tutti, triplo cioccolato, poi li ho presi alla vaniglia, poi li ho presi al cioccolato fondente di Prozis, io ne vado pazzo, come ve l'ho già detto negli altri video, comunque sono porzionabili, li potete portare appresso, io solitamente li mangio a metà mattinata col caffè, mi tolgono la voglia di dolce, sono per me squisiti, squisiti, provate tutti i gusti, anche la fragola, io l'ho assaggiati tantissimo tempo fa, fortunatamente li ho ritrovati e a me piacciono tantissimo. Questi sono i prodotti Prozis, ogni volta che vado sul sito, ogni volta che ordiniamo mi stupisce sempre di più, ho scoperto questa cosa del surgelato e comunque sia io penso che ancora non sono riuscito a vederlo totalmente tutto il sito di Prozis, il catalogo, perché ha veramente miliardi di prodotti anche a livello di vestiario, di attrezzatura per l'attività fisica, già di tutto, quindi correte sul sito di Prozis e ordinate, ovviamente utilizzate il codice sconto di Ele che è MANNI10 ed è cumulabile con tutti gli altri sconti che Prozis vi offre sul sito. Quindi raga, per chi ancora non l'ha fatto, io penso pochissima gente, perché ormai Prozis è un sito conosciutissimo e secondo me di una qualità altissima, correte su Prozis, utilizzate il codice di Ele e fate tantissimi acquisti. Se provate le cose che vi abbiamo fatto vedere, fateci sapere cosa ne pensate. Se provate altre cose che vi piacciono tanto, vi invito per favore a segnalarmele, perché sono curioso e voglio cercare di esplorare questo mondo Prozis il più possibile. Vi mando un bacio e fatemi sapere.